Queste le prime immagini del film documentario 18 Ius Soli, proiettato durante l'assemblea d'istituto del liceo scientifico ad Arezzo. Il lungometraggio, realizzato dal regista Fred Kuorn, nato a Bologna da madre ghanese e padre italiano, affronta i diritti di cittadinanza di ragazzi di origine straniera, ma italiani a tutti gli effetti. 18 storie di ragazzi con diverse culture, nati in Italia. Un'occasione per ricordare la campagna nazionale Italia sono anch'io, la raccolta di firme promossa dal Comune di Arezzo fino al 2 marzo, volta a sostenere le proposte di legge di iniziativa popolare che confermino l'uguaglianza tra i cittadini. Ius Soli è un documentario appunto sul tema del diritto di cittadinanza per i minori nati in Italia, figli di genitori stranieri o arrivati anche da piccoli comunque. E nasce perché io 2 anni fa ho letto su un giornale che questi ragazzi non erano italiani dalla nascita come lo sono, non so, i ragazzi che nascono in America o in Canada o in Inghilterra. E ero rimasto molto stupito, io ero convinto che tutti i ragazzi nati in Italia fossero italiani dal primo giorno di nascita, per cui questo mi ha stimolato a fare questo lavoro, a questo documentario che si chiama 18 Ius Soli, di cui tra l'altro vi chiedo di condividere la nostra pagina Facebook 18 Ius Soli, proprio per sensibilizzare tutti quanti gli italiani su questo tema. La campagna L'Italia sono anch'io è una campagna nazionale a cui a livello locale hanno aderito il comune, la provincia, la diocesi e numerose associazioni. E la proposta di legge sulla cittadinanza prevede che chi nasce qui da genitori regolarmente residenti da almeno 1 anno sia cittadino italiano.